Se no non mi registra bene la... Dunque. Sì, buongiorno Maurizio, sono Margaret. Niente, ho seguito il secondo video che parla appunto dell'argomento morte, di dove andremo, e visto che parla di reincarnazione, dalla quale lei appunto ha definito bene che cos'è. E di non rifarsi appunto alla reincarnazione dettataci già dalle filosofie buddiste orientali. E niente, volevo sapere invece di più riguardo alla resurrezione, se può darmi appunto questa ulteriore spiegazione. Grazie e a presto. Questa è una bella domanda. E per quanto riguarda la incarnazione, la reincarnazione, l'ho spiegato che avviene soltanto a ogni fine di universo per un motivo importante, cioè è un sacrificio molto grande che un surga fa a incarnarsi esponendosi a tutta questa sofferenza, è un sacrificio molto, molto grande, però lo fa perché va fatto. E mentre la resurrezione fa riferimento a quello che spiegavo prima, nel momento che i surga cambiano corpo, però mantengono il loro spirito intatto. Quindi la resurrezione è praticamente è simbolizzata anche quando Gesù risorge, nel senso che lui ha mantenuto il suo spirito intatto, però era morto e poi risorto. Non è, diciamo, una buona rappresentazione, perché la resurrezione nel senso vero, autentico, voi sapete che gli antichi andavano per approssimazione, non è che ci avevano proprio la chiarezza assoluta, un po' come quando mi chiamano il treno, gli indiani d'America me lo chiamano cavallo d'acciaio, l'ho spiegato, non ha molto senso chiamare il treno cavallo d'acciaio, però è veloce come un cavallo. Tu ci puoi montare sopra, ti trasporta come un cavallo, vabbè, chiamiamolo cavallo d'acciaio, va. E quindi la risurrezione di Gesù si simbolizza un pochino quello che è la vera risurrezione, perché in realtà ciò che risorge è Dio, Dio, di apostrofo io, ovvero tutti i surga che vanno in un altro universo, portano il loro spirito, quindi non perdono ciò che erano, la loro storia, la loro essenza, e poi entrando in dei corpi nuovi continuano a vivere miliardi di anni in piena felicità, nel paradiso, perché quello lì è un vero e proprio paradiso, sia come vivono nel mondo materiale, sia e ancora meglio come vivono nel mondo virtuale. Poi spiegherò bene questa storia di come si vive nel corpo, nel mondo, nella realtà materiale e virtuale, com'è che i surga fanno questo, quali sono i benefici, le gioie, eccetera, eccetera. Magari faccio un video solo su questo, però intanto chiariamo queste cose. La resurrezione è questo. Mantenere la pienezza del proprio spirito senza morire avendo un corpo nuovo, questa è la resurrezione, quella proprio vera. Quella simbolizzata dalla morte di Gesù è un'approssimazione, però certo Gesù mantiene il suo spirito integro perché quando si risveglia continua a essere integro. Solo che il corpo non è nuovo, gli è stato aggiustato da chi? Dai nanorobot. Ok? Allora. Scusate, ma qui ogni tanto devo fare qualche piccola operazione, se no poi la prossima volta mi ritrovo a rispondere alla stessa domanda. E sarebbe noioso. Bella domanda, però, insomma, una volta che ho la risposta. Ciao Maurizio, volevo chiederti se potevi dirci qualcosa in merito alle scie chimiche, se tu, lo so che non è un argomento collegabile all'alienologia, però magari lo è. Io l'ultima volta che ho parlato di scie chimiche l'ho fatto su Facebook, mi hanno chiuso il profilo proprio. Quindi io non mi vorrei far chiudere il profilo di YouTube perché ho fatto tanto per mettere insieme 20.000 persone che vedono i miei video, magari non sono tutte 20.000, magari sono 1.000-2.000 che vedono i video, poi va a vedere, è un 10%, però mi dispiacerebbe molto che mi chiudessero il canale perché parlo delle scie chimiche, però le scie chimiche diciamo che sono un argomento che molti, molti, molti trattano. Penso che ci... Vi spiego, allora io
cerco di non parlare delle scie chimiche, tanto tanta gente che ne parla. Cerco di non parlare del virus, perché c'è tanta gente che ne parla. Cerco di non parlare di queste cose che tanti ne parlano, perché sarei un altro che ne parla, a rischio che mi chiudano il canale. Mentre io sono l'unico che parla di queste cose qui, della vera consapevolezza, del vero risveglio, di come riusciamo a risolvere alla radice, spengendo l'interruttorone Elohim, tutte queste conseguenze che vengono a catena, capito? Tra le quali anche scie chimiche, pandemia, capito? Io vado proprio all'origine, se mi chiudono a me siamo rovinati. Ma veramente volete che vi rispondo? Io vi rispondo, poi dopo che mi chiudono il canale, non so se avete capito, se a me mi chiudono sto canale, queste cose qua a voi non ve le dice più nessuno, ma veramente nessuno. Vogliamo rimanere così? Che perlomeno posso dirle queste cose? Io chiedo scusa, chiedo umilmente scusa. Ma l'ho detto, non ho parlato su Facebook, mi hanno chiuso il gruppo, mi hanno chiuso il profilo. Poi dopo chi ve ne parla di queste cose qua? Ci sono centinaia di persone che vi parlano di scie chimiche. Ok? Mi perdonate? Chiedo scusa, eh. Buonasera, signor Maurizio. Volevo sapere come mai che gli antichissimi sono intervenuti per migliorare la nostra condizione di umani e non lo hanno fatto con il regno animale. Ecco, questo vorrei sapere. Grazie, buonasera. Bella domanda, dunque la risposta è questa. Nel regno animale, su questo pianeta c'era una specie che era a metà strada tra l'animale e l'umano. Questa specie eravamo noi. Il colpetto d'acceleratore ci è stato dato perché altrimenti avremmo vissuto in questo limbo, diciamo così, a metà strada tra l'animale e l'umano, per molti milioni di anni. Allora, questi antichissimi, nella loro bontà, misericordia e immensa saggezza, hanno pensato: perché dobbiamo farli soffrire milioni di anni? Aiutiamoli a questi. Hanno aiutato a noi. Ma certo non hanno aiutato il cane, non hanno aiutato il cavallo, non hanno aiutato altre specie, perché non è che loro stavano quasi per essere umani, capito? Noi saremmo diventati umani, noi. Però per non vederci soffrire ancora milioni di anni prima di forse riuscire a diventare umani, ci hanno dato su colpo l'acceleratore. Ma non aveva molto senso prendere uno scoiattolo, che gli fa uno scoiattolo? È molto lontano dall'essere umano lo scoiattolo, capito? È un po' questa la logica che usano gli antichissimi. Girano, quando trovano qualche essere vivente che è quasi umano si intende con capacità di intendere e di volere, capacità di potenziale di poter parlare, articolare le mani, fare le cose, insomma, quasi umano. Ecco lì che ti danno, però non vanno a prendere un pesce, uno scoiattolo, un colibrì. Capito? Ok. Salve Maurizio, la ringrazio per tutte le informazioni che ci dà. Io vorrei sapere una cosa, sempre se riesce a rispondermi. Io mi chiamo Giusi, in provincia di Reggio Emilia, e vorrei sapere chi ha scritto la Bibbia. Grazie mille. Chi ha scritto la Bibbia? Allora, uno dei grandi esperti, di questo argomento è Mauro Biglino. Lui praticamente ha dedicato tutta la vita a chiarire il discorso della Bibbia. E tra le varie cose che dice Mauro Biglino è che
Per quanto riguarda le fonti, ossia la certezza di chi ha scritto quelle cose lì, non ci sono fonti. La Bibbia è un libro completamente senza fonti. Sì, certo, ci sono dei passi che dicono che li abbia scritti Mosè, no? E guardi che interessante, c'è uno dei pezzi in cui Mosè racconta dove lui è morto, quando è morto, che perché lui, godendo di piena salute, a un certo momento è andato in un posto per morire, e lui lo racconta, lo scrive. Cioè, ma come fa uno che è morto a scrivere la storia di quando stava morendo? Cioè, c'è qualcosina che non va. Perciò, questo per il Vecchio Testamento. Poi, per quello che riguarda il Nuovo Testamento, e noi sappiamo Matteo, Luca, Marco, in realtà quelle erano delle scuole, non erano loro che avevano scritto, erano delle scuole, perché sono stati dei testi scritti anche 150 anni fa, 200 anni, cioè 100-200 anni dopo la morte di Gesù. Quindi come poteva l'apostolo, che campava 200 anni l'apostolo? Quindi erano quelle scuole che si tramandavano le cose molto in tradizione orale, e poi dicevano Matteo, Luca, perché praticamente erano quegli apostoli che lanciavano la scuola e poi andavano avanti. Però questi testi non è che siano stati difficilissimo dire che l'abbia scritto Luca, Matteo, capito? E perciò la scritta di queste cose, risalire ai veri scrittori, poi ci sono state molte manipolazioni su questi testi, poi tra l'altro sono testi che sono stati tradotti in varie lingue, non sono stati tradotti in originale. E c'è un testo per quanto riguarda il Vecchio Testamento aspetta, come si chiama? Mi sfugge il nome, ma se me lo ricordo glielo dico. E comunque è stato un testo che era scritto solo con le consonanti, senza le vocali, e andava vocalizzato, e ognuno lo vocalizzava come gli pareva, fino a che i masoreti, infatti praticamente è il testo masoretico di Leningrado, perché poi lo custodisco in Leningrado, ecco come si chiamava, poi lì hanno i masoreti hanno messo le vocali, e quando metti le vocali cambia tutto quanto il senso, perché secondo come lo vocalizzi. Chi ha scritto la Bibbia? Ma chi ha scritto la Bibbia non è un mistero, comunque più che altro è stata scritta, riscritta, trasformata, adattata a situazioni politiche, insomma mi hanno fatto un macello. Ma quello che io mi domando è: a cosa ci serve la Bibbia? Perché il Vecchio Testamento parla della storia di Yahweh, che era un pazzo sanguinario, un Elohim che ha fatto guerre su guerre. Cioè, a noi cosa ci dovrebbe insegnare questa Bibbia, il Vecchio Testamento? Il Nuovo Testamento, c'è qualche briciolina delle cose che diceva Gesù, ma la sostanza masticcia, quella vera, non c'è. E quindi pure col Nuovo Testamento, ma noi che ci facciamo? Queste sono storielle per i bambini, tutte assurdità. Io sto cercando di ricostruire la verità, capito? E l'unica cosa vera sulla Bibbia è che gli Elohim c'erano, ma non c'è mica scritto che vengono da Marte, mica c'è scritto che ci hanno invaso e sono venuti fissi 12.900 anni fa. Sulla Bibbia mica c'è scritto che Gesù è figlio di un nordico. Cioè, io vi sto tirando su queste informazioni nascoste, nascostissime, anche se secondo me nelle biblioteche vaticane tutte queste cose già le sanno, chiuse a chiave, a sette chiavi, però io ve le sto tirando fuori, perché se non ve le dico io non ve le direbbe mai nessuno, ok? Allora, salve professore, mi era sorta una domanda che ho chiesto nel gruppo su WhatsApp, ma mi hanno consigliato di chiedergliela tramite messaggio vocale per la live. La mia domanda era su Isurga, e volevo chiedere, ma nel bioverso
Lei ha detto che quando si moriva nel bioverso si moriva definitivamente, perché ancora non c'erano stati gli antichissimi che avevano trovato il modo per creare un altro universo. Ma quelli che sono morti nel bioverso sono diventati Surga? E un'altra domanda riguardava sempre i Surga e le volevo chiedere, ma sono infiniti oppure sono un numero molto grande ma finito? E se sono finiti, non esiste una sorta di destino per il quale ogni Surga che sta dormendo corrisponde a una vita? Quindi noi in un certo senso siamo destinati a fare un figlio oppure due oppure nessuno, e se c'è questo destino, in che modo combacia con la nostra, con il nostro libero arbitrio? Ecco, questo è il classico caso di tre domande tutte toste in una sola domanda, non è facilissimo rispondere. Io comincerei dall'ultima domanda, che dice se abbiamo un destino prestabilito. Quando noi ci incarniamo in un piano di incarnazione, nel senso che non è che ci incarniamo tutti insieme, no? Le generazioni si incarnano così successivamente, poi certamente si sa che poi da una coppia nasce qualcuno, poi da un'altra coppia nasce qualcuno, praticamente in linea generale si fa un piano di incarnazione, eccetera, eccetera. Quindi si fa un piano di incarnazione. Non è che il nostro destino è segnato. Però è chiaro che in grosse linee sì, però noi decidiamo sempre quello che stiamo facendo, lo decidiamo sempre noi, anche se poi le nostre decisioni sono prevedibili. Sono prevedibili. Quindi diciamo entrambe le situazioni sono vere, possiamo scegliere cosa fare, ma in un certo senso quello che stiamo facendo già era un po' previsto, già era stato calcolato da chi ha programmato tutto quello che sta succedendo, però siamo liberi di scegliere. Non so se avete capito, tu sei libero di scegliere, ma io già lo so cosa scegli, capito? Però tu sei libero di scegliere. E c'è tutta una pianificazione. Poi il discorso se il numero di Surga è finito o infinito, no, non è infinito. Non è infinito. Non è infinito, neanche l'universo è infinito, nel senso che l'universo ha un raggio. Esiste da 13 miliardi e 700 milioni, 750 milioni di anni, ma ha un raggio di circa 42 anni luce, di 42 miliardi di anni luce. Il raggio dell'universo è circa di 42 miliardi di anni luce, quindi è molto grande. E qui si entrerebbe nella fisica, eccetera. Però diciamo non è infinito, una cosa infinita è una cosa che non c'è fine, praticamente se la quantità di Surga fosse infiniti, in un universo finito, avresti tutti i Surga appiccicati uno all'altro e neanche basterebbe. No, non sono infiniti, sono finiti un numero molto grande, ci sono svariati Surga per ogni stella dell'universo, perché loro devono essere i guardiani delle stelle, insomma, ecco. E quindi non sono infiniti. E non mi ricordo la prima domanda. Me fate domande così, fatemi due tre audio così se parlate. Mi era saltata una domanda che ho nel bioverso. Lei ha detto che quando... Sì, quando qualcuno se muore, muore veramente, non c'è possibilità di salvarlo. Questo prima che vengano gli antichissimi, perché poi quando vengono gli antichissimi ti copiano tutto quello che stai vivendo e ti salvano. Adesso... Il fatto è che Dio è talmente incredibile che ha delle capacità di calcolo incredibili, quindi lui riesce a ricostruire tutto l'universo all'indietro come se fosse un film, e da questo deduce ciò che è successo anche ai primissimi e li rimette in vita e gli dà proseguimento. Quindi guardate, quello che fa Dio è veramente incredibile. Dio apostrofo io, il Dio del quale io vi parlo, ma è trilioni di volte più bello, più meraviglioso, più potente, più fantastico, più tutto di quel Dio ridicolo del quale parla la Bibbia. Quel Dio che ti dona una terra promessa e ti dice ma dovete andare a combattere per averla. Cioè un Dio che ha creato una terra piatta con una cupoletta sopra,
il Dio del quale vi parlo io, quello sì che è un Dio, di apostrofo io. Lasciamo sta ste buffonate che ci raccontano in chiesa. Buttatele. Buttatele perché queste buffonate ci conducono alla catastrofe. Perché ci allontanano dalla consapevolezza che ci dà la salvezza vera, della quale Gesù cercava di informarci, ma l'hanno fatto secco, mo ci provo io, speriamo che non mi fanno secco pure a me. Ok? Ciao Maurizio, io sono Ermanno. Il fatto dei 5 euro che ti ho inviato, ti ho inviato per sbaglio, perché ho cliccato su un tasto che non dovevo cliccare, eccetera. Sono d'accordo con te. Poi io mi interesso di cose scientifiche e quant'altro, non ho mai voluto che mi dessero alcunché. Anche perché, pure io come te, le cose se si fanno gratis. Quindi, che ti devo dire? 5 euro? E se me li vuoi rimandare, li posso dare, non so, li puoi mandare sul mio conto PayPal, così si risolve questa, eticamente, questa questione. Non volevo farlo, vabbè, comunque. Allora, vi spiego, io tempo fa ho detto non mi mandate soldi, non voglio nessun tipo di contributo economico, io voglio mantenere nel limite del possibile una purezza da questo punto di vista, di non fare questo per interessi economici. E lui inavvertitamente ha cliccato in una cosa in cui praticamente si era impegnato a darmi 5 euro al mese. E io ho detto no, ma toglila sta cosa, dai, cioè mi toglie la soddisfazione di fare tutto gratis. E allora lui diceva, vabbè, no, mi dispiace, io non è che volevo farlo, poi però ho cliccato. E io gli stavo dicendo, guarda, io te li restituisco, se tu mi dai il tuo PayPal, io ti rimando i 5 euro e siamo pari. Quindi io rimango con la mia integrità economica. Mi tengo tutta la mia verginità economica in relazione al progetto e così, insomma, mi sembra più corretto perché è una questione di principio. Non voglio i soldi da nessuno, tu mi dai i soldi, che facciamo? Quindi, vabbè, 5 euro non so niente, però è il principio che vale. Quindi io lo ringrazio, io aspetto che mi manda questo indirizzo PayPal, così gli restituisco. Sentiamo cos'altro ci dice il nostro caro amico. E quindi vabbè, puoi anche far sentire questa registrazione in modo che almeno sanno che anch'io sono d'accordo con il non essere retribuito con alcunché. Oh, poi per quanto riguarda le cose che dici, allora ti volevo informare che c'è uno scienziato italiano che si chiama Todeschini che ha sviluppato la sua teoria delle apparenze dal 1933, resa nota nel 49 ufficialmente, dove si dà la dimostrazione di tutto ciò che si afferma e quindi ci sono 830 scoperte. E per quanto mi riguarda, io ho un sito che si chiama Matematica Binaria, dove si va al di là di quelle che sono le mere apparenze dei numeri 0 e 1 e se ne decripta il senso e anche il perché della forma. Insomma, queste cose qui. Quello che dici, ti seguo, mi interessa, voglio vedere alla fine dove tutto porta ciò. Insomma, dove si va a parare. E che dirti? Una cosa volevo dirti. Tu hai detto sempre che bisogna darti il consenso per sottrarre
interesse agli consenzialieri. Sono d'accordo su questo. E però ogni qualvolta, non so se è un fatto personale che capita solo a me o meno, quando cerco di darti il consenso, il conteggiatore non va avanti, cioè tutto fermo, bloccato. Non so adesso se è un mio problema oppure un problema connesso, anche perché poi vedi che ci stanno i consensi, quindi qualcuno te li dà, solo che io non riesco a farlo e non so perché. Vabbè, che dirti? Ma boh, per il momento ti saluto e a presto. Ciao marito. Grazie, molto simpatico questo signore. È uno studioso anche lui, ha fatto un sito, se vi capita andate a vederlo. E quindi per quello che riguarda mettere i like, lo so che purtroppo non è facilissimo, molte persone non ci riescono. All'inizio di questa live di oggi c'è stata una signora molto gentile che ha detto, Connie credo che sia stata, vero? Che ha detto provate ad aggiornare il vostro programma YouTube, la vostra app, l'app YouTube, no? Se l'aggiornate molto probabilmente ci riuscirete. Boh, adesso io non so se effettivamente funziona a tutti questa cosa di aggiornare e poi riuscire a mettere il like. Io spero di sì, ma non mi stupirebbe mi fossero impediti tutti questi like, perché io ogni tanto vedo dei dislike, ogni tanto vedo che le persone che mettono il like sono poche in comparazione a quante vedono i video, perché le persone che vedono i video sono tanti e i like sono pochi, in genere sono un terzo, e quindi sì, vengono dei sospetti tipo che qualcuno stia un po' ostacolando questa cosa dei like. In relazione a Todeschini è uno scienziato estremamente interessante e devo dire che per certi versi lui si è avvicinato moltissimo a capire la fisica dell'universo, si è avvicinato tantissimo. E poi vedrete il dettaglio che Todeschini ha dimenticato quando io spiegherò la fisica, quella vera che ho capito io, e capirete pure che per colpa di questo dettaglio poi le teorie di Todeschini sono state messe un po' da parte. Ma poi di fisica ne parleremo parecchio, ma parecchio, e avrete la soddisfazione di avere tutte le vostre domande risposte in un modo molto semplice e intuitivo. No, il bello della mia fisica è che si capisce, perché vedete, spesso non si capiscono le cose che chi le spiega non le ha capite. Cioè, se chi spiega non ha capito, come può chi ascolta capire? Quindi, come io questa fisica l'ho capita bene, secondo me la capirete proprio facilmente, perché ve la spiegherò molto chiaramente, ok? Quindi ringrazio e abbraccio questo signore, questo caro amico, anche lui studioso, un grande abbraccio, grazie. Buonasera Maurizio, volevo fare una domanda riguardante gli alieni e le basi marine negli abissi, perché ci sono stati gli avvistamenti di UFO che praticamente si proiettavano nel... Scusate, questa domanda la metto dopo.